Ciao, benvenuto, benvenuta nel mio canale. Io sono Paola e oggi con me ci saranno Mario e Francesco che arrivano subito e ti mostriamo due box prese dalla Too Good To Go della panetteria e troverai le prime due cose già assaggiate perché le hanno assaggiate loro e abbiamo dovuto rifare il video. Allora, cos'è Too Good To Go? È un'applicazione che scarichi gratuitamente sul tuo Play Store e ti fa pagare un terzo o anche meno quello che tu pagheresti al panettiere, ristorante, supermercato, bar, comunque chiunque aderisca alla Mamma. Too Good To Go. Per sapere dove aderisce Too Good To Go, semplicemente la scarichi e cerchi la tua zona e vedi se nella tua zona sono presenti. Mamma. Queste due box io le ho pagate Era tutti 4,99, buoni. il valore commerciale è di 15,99 per due sacchettoni. Dimmi, Mario. Mamma, praticamente tu qua te lo controllo per quello mentale. Ecco, contro spiego alimentare. Fai vedere Abbiamo i il panzerotto che hanno panzerotti. già assaggiato, hanno detto che era molto buono. Rimettilo dentro. Poi abbiamo il panino È una sorta di focaccia con il con prosciutto. prosciutto, pomodori e Ok, formaggio. aspetta, fammi E vedere da vicino com'è. bellissimo. Ok, adesso Mario fa l'assaggio. Fa l'assaggio, io non lo Ok. posso mangiare perché ha il prosciutto. Comunque, se non vi ricordate, nelle Too Good To Go di da oggi in poi, nel Too Good To Go di pa delle panetterie e lo stesso così, ma sarò sempre il vostro assaggiatore. Fate lo sforzo proprio. Com'è? Eh beh, No. penso che tu abbia semplicemente assaggiato la focaccia senza il contenuto. Franci, assaggiala pure tu. Guarda che stai perdendo tutto, Mario. Mario, così ti cade tutto. Vabbè. Adesso anch'io. Mario, ti sta cadendo. Com'è, Francesco? È buona? In bocca. Poi la finisci di mangiare dopo. Stiamo assaggiando un po' alla cavolo, ma tanto questa roba entro domani non c'è più. Focaccia semplice, com'è? Ok, assaggiamo se vedere com'era l'originale. Il nonno in sottofondo, purtroppo, con la musica, com'è? È buona? Ok, Buono, Franci, la vuoi assaggiare anche tu? buono. Buono. Adesso mio figlio va a sgridare il nonno. Nonno, non puoi mettere la musica che si sente, fa copyright. Franci, assaggia tu. Non mi ha tolto. Stanno assaggiando un po' a caso, però vabbè. Com'è? Dai, poi l'ultima cosa, che cosa c'è dentro? Aspetta, prima però, vorrei dire, il panzerotto 10, il panino 9 e la focaccia anche lì 9. Io tutti e Ok. tre piatti. Poi l'ultima cosa? Unghia Daniele. I 2000. Possiamo vedere che cos'è? Scusa, Mario, scusa, gira. Ah, è una pizza margherita. Assaggia. Franci, com'era? Buona? Oggi ho le maniche traballano, infatti le riprese sono un po' traballanti. Com'è, Mario? Buona? Soprattutto Il bordo. mamma, sì. Box numero 2. No, la palla blu, La ma non palla è giù, adesso non è il finito, momento, non è fra. finito. Ah, No, la ancora? Fai vedere cosa c'è sopra. palla. Pizza con i wurstel. Quella pizza con i wurstel, il chicco. No, aspetta, ha fatto prima il maestro. Guarda, nonna, che ti inquadro, sappilo. Na, 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 da! Allora, che è uscita? La nonna tratta dalla golosità. Viva la sincerità. Dai, fai vedere, box numero 2. A tutte che chiama, adesso ti ho dato la pizza con i wurstel che gli ho dato un sì qua. Dai, Ah, buona. ai ai ai. Mario, sacchetto numero 2. Però questa li do 10.
Dai, Mario, sacchetto numero 2. Questa però l'avevo buona. No, aspettatevi, che si ha fatto un pezzo. Non vi preoccupate. Queste cose. No, aspettatevi perché sono buone. Focaccia. Focaccia che l'avete già assaggiato, quindi non riassaggiarla. Poi. Altra pizza. Sempre margherita? Sì. Ok. Un altro pannazzo. Però uguale a quello di prima, Mario, sicuro? Questo è no. No, non sei, i pomodori è riformato, attazzatore! Ah. Quindi sono uscite una pizza margherita, una focaccia e una pizza con i würstel da una parte, più un panino col prosciutto, la mozzarella e l'insalata e il pomodoro. Qua il panino con il prosciutto e l'insalata senza il pomodoro e il formaggio, con la pizza margherita... È la focaccia classica. Ok, quindi... due focacce classiche però, Mario. Due. Più queste, che cos'è? Una focaccia? È una focaccia, fai vedere. Ah, è una focaccia, fammi vedere, Mario. Prosciutto e formaggio. Prosciutto e formaggio, come l'altra volta più o meno. Solo che stavolta hanno messo due di queste. Una col prosciutto, una col formaggio e pomodoro e una senza. Quindi a testa sono uscite una pizza margherita, bel trancio, bella taglia, un bel trancio di pizza margherita a testa, buonissima. Un bel trancio di focaccia liscia a testa, due panini questi che sono belli grossi, cioè una mia mano, uno col prosciutto e l'altro, la mangi, uno col prosciutto, formaggio e pomodoro, l'altro col prosciutto e insalata. Il panino è più della mia mano. Eh sì, poi è uscito il... Da una parte è uscito la pizza, quella con i würstel, dall'altra parte è uscita invece la pizza con la focaccia col formaggio. Quindi, domani mattina cosa mangiate per merenda? Non lo sapete, dovete decidere? Sì. Ok. Però, io focaccia. Tu focaccia? No, che hai le mani sporche. Quindi il video finisce qui. Noi vi ringraziamo per averlo visto. Adesso noi decidiamo cosa mangiare adesso e cosa mangiare domani per merenda dell'oratorio e per colazione. Io mangio la focaccia. No. Non lo porti la merenda all'oratorio questo? No. Vuoi mangiare a colazione? Sì. Ma ce n'è tanta di roba, Mario. Però. Sì. Vabbè. Ti ricordiamo di iscriverti. Questa panina, a Maria adesso ti piace la panina? Non mangio io. Sì, dai, è buono. Anche quella è buona. La nonna si è accaparrata già. Ma tu quale vuoi? Quella o quale? Si è già accaparrata quella. Allora io la faccio. Vabbè, io ti saluto, ti ricordo di iscriverti, di commentare, di condividere, di mettere like. Ciao.